Questo è un muro in puddinga, che è una pietra tipica della zona. Una pietra che ha pochi altri siti in Liguria dove è presente. C'è il monte di Portofino, che ha delle trovanti di puddinga, e c'è per esempio tutta la zona di Celle Ligure. E poi questa zona qua, la zona di Monte Maggio ai piedi del Monte Antola. È una pietra particolarissima, un conglomerato, che richiede una lavorazione particolare che non si può ricondurre a quella delle normali fasce che troviamo nel resto della nostra regione. Viene lavorata alla base del muro con mazza e scalpello, per cui ogni pezzo viene adattato nel momento in cui deve essere posato. È una lavorazione molto laboriosa e faticosa, proprio perché essendo una pietra con una caratteristica di grana molto incoerente, comporta la necessità di trovare delle dimensioni di pezzature notevoli. Questi sono esempi, questo è l'esempio di un muro realizzato recentemente. Si continuano a realizzare anche in Valle Scrivia, in questa parte soprattutto della Valle Scrivia, su questo versante, muri in puddinga, perché fanno parte ormai di un'identità del paesaggio, del luogo. Naturalmente oggi le tecniche moderne comportano anche l'utilizzo di punti di cemento, proprio per garantire una stabilità e nel tempo una maggiore manutenzione di questi muri qua così particolari. Anche se possiamo vedere in basso altri elementi che invece sono storici, come per esempio l'uso delle tegole accoppiate per il barbacane di scarico delle acque, viene mantenuto secondo una tradizione che sicuramente ha veramente forse non secoli, ma sicuramente tantissimi anni.